Dunque, benvenuti o ben ritrovati a tutti e a tutti a un nuovo video dello scrittore volante. Tra le varie passioni che tratto nel mio blog in questi video ci sono anche i videogiochi. Faccio una piccola premessa: ringrazio tutti coloro che mi stanno seguendo, mettono mi piace, il seguito sta crescendo abbastanza lentamente, ma cresce. Sono contento che ci sia qualcuno a cui quello che scrivo piace, non solo gli amici, non solo i conoscenti. Sto cominciando ad avere i cosiddetti fan, cioè quelli che mettono sempre mi piace a quello che scrivo, sia su Instagram, sia sul blog e in generale. Quindi ringrazio di cuore, perché questo mi sta spronando a voler fare le cose in maniera migliore, qualitativamente parlando, naturalmente. Quindi questo significa che d'ora in poi rivedrò quello che scrivo e farò più attenzione. E ho fatto le cose forse un po' a casaccio, senza guardare con attenzione. Questo scrivere mi aiuterà anche per un'eventuale pubblicazione di un libro che farò magari più avanti, se il seguito che ho crescerà e se quello che scrivo, anche migliorando, potrà piacere a più persone nel corso del tempo. Quindi ringrazio il piccolo seguito che si sta creando e coloro a cui quello che scrivo piace, perché comunque sarà poco, ma è qualcosa che mi fa andare avanti e dire ok, adesso io miglioro per il mio seguito. Quindi ho deciso di approfittare uno sconto dello sito di WordPress per poter fare il sito in modo più professionale, e quindi anche io agirò in maniera migliore per chi mi segue e per chi ha il piacere di leggere quello che scrivo e io di leggere magari quello che scrivono altri. Questo è chiaro. Dunque, ora io vado a trattare un argomento che tra le mie varie passioni ritorna spesso, cioè il videogioco, i videogiochi. Oggi parlerò di Hades, un gioco roguelike che non conoscevo esistesse come genere, cioè conoscevo i termini ma non conoscevo il genere perché non l'avevo mai giocato. Cioè, tipo, uno dei più famosi che esiste è Binding of Isaac, che non ho mai giocato, però diciamo che di fama lo conoscevo naturalmente. Dunque, di cosa parla Hades? Noi siamo nell'Ade, quindi è piena mitologia greca. Infatti nel gioco esistono le creature della mitologia greca, ci sono riferimenti alle opere drammaturgiche greche, come ad esempio la guerra di Troia, quindi l'Iliade e tutte cose del genere. Mitologia greca, la religione greca, ci sono gli dei all'Olimpo ovviamente, le creature della mitologia greca. Quindi, per chi, mi è sempre piaciuta la drammaturgia greca, sono, come ho già specificato, un appassionato di teatro, quindi conosco le opere drammaturgiche greche, sia le drammaturgiche sia ovviamente le opere epiche. Quindi stiamo parlando di qualcosa di letterario, e quindi è bello vedere dei giochi sempre, comunque in alcuni giochi ci sono sempre dei riferimenti letterari fatti ad alcuni filosofi, alcuni operi, alcuni scrittori e alcuni come Omero ad esempio. Quindi il bello del mondo del videogioco è anche questo. Comunque, cosa succede? Noi siamo il figlio di Ade, il protagonista è il figlio di Ade, che è un personaggio inventato, cioè nel senso che non esisteva prima in altri, e si chiama Zagreus. Lo scopo del gioco è evadere dall'Ade, e quindi noi combattiamo contro i nemici, ci sono dei livelli che cambiano ogni volta che ne superi uno, poi il prossimo è diverso dall'altro come ambientazione, come nemici e tutto il resto. E però quando muori, quando vieni sconfitto,
ritorni sempre all'inizio e perdi molti dei potenziamenti, anzi tutti i potenziamenti che avevi, perché ci sono i potenziamenti temporanei e ricominci sempre all'inizio. Ci sono però dei potenziamenti permanenti che poi acquisisci in altri modi, perché non ci sono sempre gli stessi potenziamenti ogni volta che ricominci a capo. Quelli permanenti li acquisisci avendo una certa moneta, diciamo, in cui puoi acquisire questi potenziamenti in una stanza prima di evadere, prima di fare il tentativo di fuga dall'Ade. Dunque, per me il gioco è bello non solo per queste cose, cioè ci vuole una certa predisposizione nel voler ricominciare da capo, anche se i potenziamenti ci sono permanenti, diventi sempre più forte, quindi la cosa bella è che tu vedi proprio il progresso, come tu progredisci, e più la tua abilità che cresce giocandoci più volte che le armi. Infatti ci sono diversi tipi di armi, come ho scritto nell'articolo, queste sono cose che ho scritto nell'articolo, piccola precisazione, ci sono diverse armi ma non sono una più forte dell'altra, hanno un modo diverso di funzionare, quindi il gioco lo puoi finire anche con un'arma che non è magari la tua preferita, però magari lo finisci lo stesso. Poi tutto dipende attualmente. Non è detto che con un'arma è più facile finire il gioco, no? Come può capitare molto spesso in molti giochi. Cioè, credo di essermi spiegato, per chi gioca, infatti. Questo gioco richiede una certa dimestichezza, quindi anche una certa pazienza, che comunque non è poi così tanto difficile. Non ci vuole poi tutta sta grande concentrazione o difficoltà per finirlo. Quindi, ovviamente tutto relativo. Ovviamente questa cosa, perché io e molti altri che sono appassionati a questo tipo di gioco, no? Dicono o pensiamo, che bello, ogni volta c'è qualcosa di nuovo, perché nel gioco c'è sempre qualcosa di nuovo, ogni volta che ricominci c'è qualche novità, c'è qualche easter egg, qualche cosa nascosta, no? E quindi non è un gioco banale, non è mai banale, ma a qualcuno questa cosa di dover ricominciare da capo ogni volta potrebbe dar fastidio, no? È un'arma un po' doppio taglio, questo ovviamente dipende dai gusti, però è un gioco che consiglio assolutamente di giocare. Quindi per me è una buona recensione, giocato se volete. E questo difetto che ho appena evidenziato sul fatto di ricominciare ogni volta a capo, che potrebbe risultare qualcuno fastidiosa, è per me il difetto più grande, perché io, come tutti i videogiochi a cui gioco, lo prendo come un intrattenimento, qualcosa a cui passare il tempo. Però magari a qualcuno potrebbe non piacere questa cosa, ci può anche stare, tutta la questione di gusti come al solito, soprattutto per queste cose che, un po' come la musica, un po' come i libri, lasciano un po' il tempo che trovano naturalmente, no? Quindi, dunque, in questo video ho un po' detto anche quello che ho scritto nell'articolo, ovviamente ho lasciato spazio a troppe cose, però magari nell'articolo ci sono maggiori dettagli che potete andare a leggere. Seguitemi se volete, iscrivetevi a questo canale, se vi piace i videogiochi, se vi piace quello che scrivo, passate, iscrivetevi al canale, mettete mi piace. Buona giornata, buona serata a tutti. Arrivederci.